O che cose sono ideali quanto la coppa di maiale da fare al barbecue? Primo, è estremamente economica. Secondo, la trovate persino dal macellaio. Terzo, è il taglio ideale per fare prove, proprio perché non spendere tanto. Io per esempio oggi voglio provare due rub diverse e un nuovo carico di legna che ho preso ieri, giusto per vedere come va. Come sapete, del maiale non c'è bisogno di fare quasi niente, non ha bisogno di pulizia. Potete tranquillamente cuocerlo esattamente così com'è. L'unica cosa che volete fare sicuramente è liberarvi di tutti quei pezzettini troppo sottili che potrebbero bruciare durante la cottura. Ad esempio, cose così. Magari togliamo questo pezzo di grasso. Ed è a posto così. Per il condimento cominceremo con metà salsa piccante e metà senape. Questo per aiutare la rub ad aderire al maiale. E diamo una bella copertura abbondante. Una cosa importante del fare il pulled pork è usare una quantità mostruosa di condimento. Questo perché per quanto la coppa sia un taglio grasso e pieno di collagene, non ha molto sapore di suo. Quindi noi vogliamo andare a creare un bark estremamente spesso durante la cottura, che poi andrà a mischiarsi con le parti sfilacciate. Nessun altro taglio richiede così tanto condimento quanto il pulled pork. Per quanto riguarda la rub, il primo sarà condito con The Bearded Butcher's Original Blend Seasoning. Diamogli una copertura veramente oscena. Il secondo invece lo condiamo con Bearded Butcher's Black. Col condimento ci siamo, quindi adesso accendiamo il pit. Ora che il pit sta intorno ai 2,75, cominciamo a mettere il maiale. Black sul fondo, original verso di noi. Detto ciò, non resta che bruciare un fuoco pulito e godersi la giornata. È un po' hanno un bel aspetto. E dopo 7 ore questo maiale è pronto per andarsene in forno ed ultimare la cottura. Adesso li sbattiamo in forno e ci rivediamo tra un po'. Dopo 7 ore sull'offset e 2 in forno, le coppe dovrebbero essere pronte per essere sfilacciate. Questa sembra decisamente la black. Beh, e con tutto questo ben di Dio, è ora di cena.